Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video, siamo su Man of War 2. Finalmente è uscito il playtest e lo provo assieme a voi. Vediamo, sono veramente curioso. Non vedo l'ora di provarlo. Vediamo un po' com'è la situazione. Io spero che non sia multiplayer, perché sinceramente vorrei provare single player prima, per farmi un'idea. Non posso combattere online senza sapere un cazzo. Non ci gioco da un bel po' alla saga di Man of War. Mi mancava infatti, e seguendo bene il progetto, voglio dire, appena usciti i playtest, ho detto perché no, registriamo, portiamo un video, vediamo un po' com'è la situazione. Anche perché comunque, anche se non ho giocato alla saga di Man of War, ho giocato e sto giocando ancora Gates of Hell e Call to Arms, che sono comunque dei successori spirituali della saga stessa, e devo dire che mi sono piaciuti parecchio. Allora, io lo sto scoprendo assieme a voi adesso, quindi tutte le mie impressioni iniziali sono quelle che, quelle che sentirete, cioè non... Quindi sono molto molto curioso. Operation Tutorial, cioè... Vediamo, sono molto curioso, voglio vedere come viene approcciato. Vediamo. Sono molto curioso. Facciamo il tutorial. Vediamo come va. Sono russo, quindi siamo controremo i russi. Ok. Va bene. In verità io non volevo fare una battaglia multiplayer, volevo vedere grafica, ottimizzazione, animazioni e multiplayer con la connessione un po' così, non che non sia buona, però vorrei prima togliermi la ruggine che c'ho e poi tornare a giocare per bene, seriamente. Quindi il fatto che si possa provare il tutorial single player è molto importante per me. Mamma mia, che spettacolo! Bentornato, comandante. Questa è un'interfaccia di Man of War 2. Mamma mia, che bello il WASD per giocare così. Ah, che bello, ma sistemato. Fantastico. Spero che ci sia in italiano. Po'. Aspetta, ma fatemi controllare direttamente da qua. No, non si può da qua. F. Ah, no, sì, si può. Game menu, map è questa qua. Dobbiamo zoomare. Ok, vabbè, sì, ho capito l'interfaccia, no, però manca me pia per il Q. Vediamo un po' la mappa, va. Vabbè, devo ammettere che vedi un po' la gara qua. Mi piace molto. Come complesso generale di grafica è spettacolare. Molto bello. Come ha chiesto il nostro stronzo? Niente, vabbè. Cos'è questo? Ah, per vedere i corpi morti. Oh, che bello. Meno male. Santo cielo. Oh, ma sono partiti. Ok. Momento di... Ho capito, ma che sto portando? Ho detto che sono il bambino. Ok. Molto bello qua. Vabbè, molto bello qua la possibilità di vedere tutto ciò che serve, delle informazioni importanti del carro armato in questo caso. Veramente molto bello, molto bello. Coordinate.
Ah, ok, l'intelligent sta riporta che ci sono dei nemici che li stanno avvicinando. Dove? Слушаюсь. Мы посеем, они пожнут. Dai, su! Faccio cazzo. Ma tu cazzo stai andando? Forza! Perfetto! Mamma mia! Spettacolare! Come c'è niente, comandante? Il nemico è stato sconfitto. Ma per cambiare arma? Ah, Ant Shift 1, se è buonanotte, vabbè, aspetta. Yestel? Gani! Va bene! Molto interessante. Mi piace. Questi pochi minuti mi hanno dato un'ottima impressione. Eh? Che cazzo è successo? Ah. Va bene. Nota la roba. Continuiamo. Facciamo qualche altra cosa. Spawning troops. Ne faccio un paio. Giusto per vedere un po', e poi vediamo com'è la situazione. In questo caso noi saremo tedeschi. Ok. Vanguard, what's your status? HQ, all clear. We're moving according to schedule. Molto bene le animazioni, soprattutto anche per me. Ma la madonna, dove vai? È andata. Ma tu cazzo sta andando, che mo il cannone UV, certo che è andando in culo al nemico così. Commander, you must take those positions, get to it. Con fuoco reinforcements, ok, fa spawnare truppe, premiamo su sta lista. Ah, ok. E chi chiamiamo? Allora, un Tiger, un Panzer 4 Ausf e o 5 fucilieri Tiger. Aspetta, Tigerino. Ma ho chiamato il Tiger. Oh, ma scusa. No, non ho chiamato. Chiamalo. Benissimo. E chiamiamo anche un po' di... E che panna, i comandi in poi. Sì, io so che sono i comandi in poi. Via. Commander, use your reinforcements to push the enemy from their positions. Allora, io voglio avere il controllo di uno di questi, perché io voglio... Però ti devi alzare, per Dio. Ok, è tipo Nathan Drake. È intensa la persona, molto interessante. Ma dove vai? No. È un po' da rivedere sta cosa qua, eh? Un po' da rivedere. Però non fa niente, devo dire la verità, non fa niente. Aspetta, ma quante cose può fare in modo? Firing mode, standing, avere le posizioni, non weapon, dove andare, in inventario, molto bello l'inventario. Ah, ok, possiamo... No. Maccia sanda. È fuorato. E vai. Morto. No, è morto.
Avanziamo. Sì, però abbiamo il portellone. Che se mi devo il comandante anche no, cioè preferirei di no. Vediamo se riusciamo a prendere questo. Fantastico. Dobbiamo prendere pure quello subito. Facciamo avanzare i 4. Mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. Ma dove vai? Allora c'è una mitragliatrice. Il cannone non lo vedo più, ho perso di vista. Poi era questo. No, non è questo. Ah no, era questo il cannone, ok. Quindi noi possiamo muoverci. Lo porto in questa zona qua. Così facciamo distruggere i nidi di mitragliatrice qua. E poi il mortaio, che è importante. Allora, vediamo se ci riesco. Alt shift 1. Ok, poi giriamo tutto. Mante è morto. Facciamo avanzare un po' in carro armato e ci prendiamo i 4 fucilini e li facciamo muovere verso la posizione. Non credo che ci siamo riusciti, infatti, però facciamo avanzare i fucilieri dentro qua. Ah, che bello che smone sparano. Amo sta cosa, già mi piace parecchio. Perfetto, sono in posizione. Mettiamo in posizione. Perfetto. Vediamo se riesco a controllarne uno solo. Ok. Ritorna dentro. Ehi, ritorna dentro. Ok. Chiamiamo un altro po' di fucilieri. Ce li portiamo. Almeno uno di voi deve andare a prendere la mitragliatrice. E uno il mortaio. Così siamo a posto. Tu avanzi per di qua. Uccidi enemy. L'abbiamo fatto. Ok. Ok, non dobbiamo fare nemmeno tu ovviamente a punto di spawn. Ah va, abbiamo vinto, perfetto, ok. Devo ammettere che mi sta piacendo davvero tanto. Sono veramente colpito. Cerco di fare un video senza tagli, o almeno meno tagli possibile,
perché veramente mi sta piacendo tantissimo. Raga, allora ve lo dico, proviamo giusto un'ultima cosa, la Basic Infantry, e poi io mi fermo con il video e me lo continuo io. Devo ammettere che mi sta veramente piacendo. Mi fa tornare ai vecchi tempi di quando giocavo a Man of War Assault Squad 1 CD le prime volte, e devo ammettere che è davvero molto bello. Questo Let's Explore veramente mi sta piacendo molto. E stiamo provando anche gli americani adesso, perfetto. Abbiamo provato tutte le nazioni maggiori alla fine, Russia, America e Germania, quindi alla fine l'andazzo è questo. Quindi proviamo Basic Infantry, poi ci fermiamo con video, e devo ammettere che se poi me lo comprerò, e sarà probabilmente così, porterò sicuramente qualche video in più al riguardo, qualche missione in più sicuramente, e vi lascio poi in descrizione adesso i video con Italia su Man of War Assault Squad 2. Siamo con la fanteria. Allora, vediamo un po'. Abbiamo due squadre, portiamole in posizione fin da subito, non voglio manco sentire gli ordini. Ah boh, sì, non mi dà fastidio, ma che vuoi? Ah, ok, sì, la cosa che avevo visto prima, che possiamo fare così o così, perfetto. Perfetto. Io chiamerei gli SMG. Gli SMG sono importanti. Perfetto, lo sapevo. Allora, portiamo i fucilieri sui lati per dare supporto. E i mitraglieri. Quelli con la sub, con... Oh, santo Cherry Thompson! Al centro. Perfetto. Vamato! Questi sono tedeschi. Con i Geber. Ah, sono Jäger. Ah, beh. Bello che anche per i soldati c'è lo stesso inventario, no? E informazioni che ci può dare come per il carro armato, insomma. Ok. Quindi adesso dobbiamo catturare il territorio. Quindi dobbiamo muoverci. È un territorio molto aperto. Potremmo sfruttare veicoli e le rocce per aggirare il nemico e metterci su questa zona qui. I submachine adesso non sono molto utili, perché questi sono buoni per il meglio contro raggio probabilmente, però ciò non toglie che noi li possiamo utilizzare un po'. Allora, quello che possiamo fare adesso è portare una banda di fucilieri qui. Poi questi qua rimangono qui in posizione, mentre portiamo i mitraglieri in formazione larga verso i campi di grano. Così i fucilieri hanno la possibilità di poter coprire i soldati, ora alleati, a una distanza considerevole. E due risposto. Prendi qua. Poi questi tre li voglio portare di qua, siccome sto notando che non ci stanno assai stronzi in giro. Facciamo così. Vediamo se ci sta qualcuno. Che finché non c'è nessuno, pare che non ci sia nessuno. Ah, ok. Ok, dobbiamo muoverci. Ecco i nemici. Li facciamo fare il giro largo. Ah, abbiamo respinti. Vabbè.
Ok, va bene. Raga, allora, mi piace tantissimo. Quando te l'avrò detto, sì. Ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace e commentate. Noi ci vediamo su dei prossimi video e quando uscirà Man of War 2 vedete sicuramente dei video da parte mia, oltre a questo tutorial che me lo finisco io e che mi sta piacendo tantissimo. Grazie per aver visto questo video, questo Rex Explore, e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!